È una doppia inchiesta quella che scuote alle fondamenta la FIFA, l'organo internazionale del calcio. A poche ore dall'elezione di venerdì del nuovo presidente, le manette rovinano la festa della federazione sportiva più ricca del mondo. All'alba di oggi, retata della polizia svizzera su richiesta della magistratura americana, nell'hotel di Zurigo in cui si svolge il congresso della Federazione Calcistica Mondiale. Arrestati 9 dirigenti, tra cui 2 vicepresidenti. E poco dopo la stessa magistratura elvetica ha rivelato che da marzo indaga su un'altra inchiesta per il sospetto di riciclaggio e truffa in relazione all'assegnazione dei mondiali di calcio del 2018 e del 2022 in Russia e Qatar e ha perquisito la sede FIFA di Zurigo sequestrando documenti e materiale online. Il presidente della FIFA, Joseph Blatter, uomo discusso e dall'enorme potere, non è coinvolto finora, ma le sue speranze di rielezione per il 5º mandato consecutivo sono intaccate dal doppio scandalo. Il voto di venerdì, per cui è comunque favorito, vede come suo unico rivale il principe Ali Bin al-Hussein di Giordania e si terrà regolarmente. Le accuse americane vanno dalla corruzione al riciclaggio di denaro, reati commessi in un arco di tempo che copre gli ultimi 24 anni e hanno portato all'incriminazione anche di 5 uomini d'affari per diritti TV, commercializzazione e sponsorizzazione legati alle partite in America del Nord, Centrale e nei Caraibi. I sospettati avrebbero intascato tangenti per oltre 100 milioni di dollari dagli anni 90 a oggi.